Cos'è un equalizzatore? Come funziona e come si usa? Un equalizzatore ti permette di modificare la potenza di determinate frequenze. Punto. Questo è come si presenta un equalizzatore moderno e vediamo che io ho la possibilità di ridurre o aumentare le frequenze che voglio. Fermi tutti! Non facciamo il classico errore di spiegare come funziona qualcosa senza prima aver spiegato perché bisogna usarla. È inutile che mi spieghi come funziona un equalizzatore se non mi dici quando lo devo usare. Tutto nasce da un fondamentale problema. I nostri suoni, purtroppo, collidono tra di loro. Oggi andremo ad utilizzare due coppie diverse di suoni, kick e basso e clap e hi-hat. Piccolissima precisazione, utilizzeremo il software FSTUDIO ed il plugin Parametric EQ 2, ma questo tutorial è valido per qualsiasi software e per qualsiasi plugin. Infatti noi parleremo dell'equalizzazione e non del plugin specifico. Come dicevamo prima, questo è un equalizzatore moderno. Vediamo che abbiamo l'interfaccia grafica che mi permette già di vedere le mie frequenze e vedere in che modo sto andando a modificarle, mentre in passato avevamo solamente qualcosa che conteneva delle manopole. E quindi l'interfaccia grafica è qualcosa che ci aiuta, ma in passato veniva fatto semplicemente ad orecchio, modificando le manopole relative a determinate frequenze. Andiamo a vedere come delle frequenze collidono tra di loro. Ad esempio, se io faccio suonare insieme hi-hat e clap, noteremo che i suoni si sovrappongono tra di loro perché occupano lo stesso spettro di frequenze, cioè le frequenze alte. Quindi l'orecchio dell'ascoltatore non sarà più in grado di distinguere i due suoni. Immagina cosa succede se io vado ad aggiungere altri suoni che occupano lo stesso spettro di frequenze, magari un lead, magari un vocal, magari anche un altro loop di shaker. Il risultato sarà un vero e proprio casino ed è per questo che entra in gioco l'equalizzazione. Andiamo ad ascoltare open hat e clap insieme. Ascoltiamo prima solo l'open hat. È molto chiaro. Ascoltiamo anche solo il clap. Anche lui da solo è molto chiaro. Ma cosa succede se li sovrappongo? Qual è l'open hat e qual è il clap? Solamente se sono allenato li so distinguere, ma l'ascoltatore medio, che non si intende di produzione musicale, sentirà un unico suono. Andiamo a vedere quali frequenze occupano questi suoni e perché collidono. Apriamo l'open hat, faccio suonare solo questo. E mentre sappiamo benissimo che ad una determinata nota corrisponde una determinata frequenza, ad esempio la nota La corrisponde la frequenza 440 Hz o 220 o 110, e se non sai di cosa sto parlando ti linko il video sulla teoria musicale in descrizione, vediamo cosa succede quando io suono un suono reale, come l'hi-hat. Non viene più suonata solo una frequenza, ma abbiamo tutto un range di frequenze, guarda qua. Partono addirittura da qua, quindi partono dalle frequenze basse o medio-basse e finiscono alle frequenze alte. Mentre io mi aspetterei che l'hi-hat suonasse solamente nelle frequenze alte. Ma come si legge un equalizzatore? L'equalizzatore ha due principali assi, asse verticale e asse orizzontale. Sull'asse orizzontale noi andiamo a misurare gli hertz, e cioè le frequenze si misurano in hertz. Parto dai 20 hertz, finisco ai 20.000 hertz, cioè quel range di frequenze che l'orecchio umano può percepire. Più in basso e più in alto l'orecchio umano non sente niente. Mentre sull'asse verticale noi abbiamo la nostra potenza. Questo significa che se io vado adesso a togliere tutte le mie manopole in modo tale da averne solo una. Infatti non è necessario avere un determinato numero di manopole, il Parametric EQ ne ha 7 perché gli sviluppatori hanno fatto una media tra le troppe e le troppo poche. Ad alcuni ne servono di meno, ad alcuni ne servono di più, ma comunque noi abbiamo la possibilità di rimuoverle o di aggiungerle. Quindi se io mi posiziono da sinistra verso destra, sto scegliendo le frequenze che voglio modulare. Infatti
infatti vediamo qua sotto abbiamo 141 Hz, oppure se mi muovo saliamo a 690 o 3000 e così via. Ma se mi muovo in alto o in basso io vado a modulare la potenza di queste frequenze. Vediamo cosa succede se io vado a potenziare quindi le frequenze alte nell'hi-hat. Hai sentito la differenza? Ascoltiamolo meglio. Così è normale. Alto. Ho diminuito. E la stessa cosa vale per il clap. Andiamo a vedere quali frequenze occupa il clap. E vediamo che il clap occupa quasi le stesse frequenze dell'hi-hat. Infatti anche lui inizia dalle frequenze medie, ma ha il suo culmine nelle frequenze alte. E vediamo cosa succede se io modulo queste frequenze. Oppure verso il basso. Quindi il primissimo principio fondamentale dell'equalizzazione sta nel comprendere che ogni suono occupa un suo spazio. Ed è per questo che abbiamo diversi tipi di suoni. Abbiamo i bassi che occupano le frequenze basse. Abbiamo ad esempio il piano, il vocal, che hanno una preponderanza nelle frequenze medie. Poi abbiamo degli hi-hat che hanno più frequenze alte. La prima cosa che devo fare è andare quindi a tagliare nell'hi-hat e nel clap le frequenze basse. E vediamo come fare. Posso scegliere tra determinati tipi di curva, quindi in questo caso io ho una curva a campana, anche detta bell in inglese. Ma se io volessi proprio tagliare tutte le frequenze che stanno sopra o sotto, come faccio? Non posso farlo con quella a campana. Posso usare, e nel parametri che chiù ce l'abbiamo qua sopra, una curva filtro che mi permette quindi di tagliare proprio tutte le frequenze che stanno sotto questa determinata frequenza. Sono due i tipi di filtro principali: filtro passa basso e filtro passa altro, cioè filtro che fa passare solo le frequenze basse e il filtro che fa passare solo le frequenze alte. Questo qua è quindi un filtro passa alto. Ma vediamo cosa succede se io metto un filtro passa basso sull'hi-hat. Abbiamo detto che l'hi-hat occupa solo le frequenze alte e un po' di medie. Ascoltiamo cosa succede se io le taglio. Riproviamo. Non si sente niente, perché l'hi-hat occupa frequenze alte e io le ho tagliate. Ho lasciato solo le frequenze basse che quindi non si sentono. Andiamo a vedere cosa succede se io taglio le frequenze basse. Il suono rimane inalterato, ma, e qui arriva il secondo principio fondamentale dell'equalizzazione, così come abbiamo già visto, ogni suono occupa tutte le frequenze. Tutte, solamente che alcune frequenze le occupa con un volume bassissimo ed altre con un volume alto. Questo significa che anche in un hi-hat io devo andare a tagliare le frequenze basse per evitare di avere qualsiasi interferenza sulle mie frequenze. E così le mie frequenze basse rimangono vuote e le posso andare a riempire con altri suoni, ad esempio il kick e il basso. In questo video non andremo a vedere come mixare kick e basso, per quello ci sono anche altre tecniche come ad esempio il sidechain, che se ti interessa ti linko il video nel quale ne parlo in dettaglio in descrizione, e ti consiglio anche un altro video su un altro canale, quello di 11 Step, nel quale spiega bene questo concetto. Ma adesso andremo anche ad aggiungere il basso all'hi-hat e al clap e vediamo come suona. Quindi prima cosa che faccio, vado a tagliare le frequenze basse nell'hi-hat. Posso addirittura tagliarne di più, ma se ne taglio troppe, l'hi-hat cambia suono. Quello che devo fare è trovare il giusto compromesso senza alterare troppo il suono, ma togliere più frequenze inutili possibile. Quindi vado a tagliare quelle frequenze che mi lasciano inalterate il mio hi-hat. E lo stesso faccio con il clap. Filtro passa alto. Così, se io adesso vado ad aggiungere il mio basso, posiziono una nota, andiamo ad aggiungere un equalizzatore sul basso e vediamo che frequenze suona. Mamma mia, anche qua un casino, perché il basso suona delle frequenze alte? È proprio per questo, perché i suoni occupano tutte le frequenze.
È compito nostro, tramite l'equalizzazione, potenziare le frequenze che servono e che sono troppo basse, altrimenti le lasciamo come sono, e ridurre le frequenze che non servono o addirittura tagliarle. Quindi io voglio che il basso suoni solo le frequenze basse, quindi mi vado a fare una mia curva passa basso e mi vado a tagliare le mie frequenze alte. Così non si sente niente. E così il basso si sente. Ma andiamo a vedere diversi tipi di tagli che io posso fare, perché con quello che stiamo utilizzando è una curva molto morbida, quindi significa che le frequenze vengono tagliate sempre di meno. Le prime vengono tagliate proprio, ma quelle che stanno in mezzo tra quelle che vengono tagliate e quelle che vengono lasciate hanno una sorta di sfumatura. Infatti io posso modificare anche la forma della mia curva, anche chiamata Q. Vediamo che così taglio di più o di meno. Se io la faccio proprio ripida ho un taglio netto, quindi tutto quello che sta qua viene tagliato, tutto quello che sta qua viene lasciato. Se io la faccio più morbida vediamo che ho una dissolvenza, quindi significa che queste frequenze comunque un po' vengono lasciate, non tutte ma un po'. Oltre alla curva filtro e alla curva a campana ho anche la curva shelf, che è una curva che mi permette non di tagliare tutte le frequenze e neanche non funziona neanche come la campana, che me ne potenzia alcune e me ne riduce altre specifiche, ma questa proprio mi va ad abbassare senza tagliare tutte le frequenze che stanno sotto questa qui, e quindi le posso abbassare come voglio o alzarle come voglio. Oppure abbiamo la shelf dall'altro lato, che mi fa alzare tutte quelle che stanno dopo questa frequenza o abbassarle. Quindi, ricapitolando, in un equalizzatore io ho le frequenze che si misurano in hertz sull'asse orizzontale, la potenza delle frequenze che si misura in decibel e sta sull'asse verticale, poi ho il tipo di onda, filtro, campana, shelf, e poi ho la mia Q, cioè la morbidezza o la ripidità di un'onda. Vado quindi a tagliare le frequenze alte del basso, filtro, ripido, solo le frequenze basse, e vado anche ad aprire adesso, ad esempio, l'equalizzatore del clap e li vado a confrontare. Anche qua faccio una curva più ripida e vediamo che occupano frequenze adesso completamente diverse, mentre prima occupavano più o meno le stesse, perché il basso era anche un po' qui, il clap era anche un po' qui, ma adesso sono completamente separate. Ascoltiamoli e vediamo che rimangono separati. E adesso sì che l'orecchio è in grado di percepire i due suoni come separati. Quindi il nostro compito è di dare ad ogni suono il suo spazio, in modo tale che il mix della nostra canzone sia più pulito possibile. Questo è tutto sull'equalizzazione. Se hai altri dubbi scrivimeli nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!